Onorevole Martelli, buonasera, benvenuto a Cerignola. Lei, grazie. Allora, lei è qui per presentare questo libro dal titolo L'Antipatico. Lei è stato uno dei fedelissimi di Bettino Craxi, ne ha seguito le pagine più importanti, anche quelle più dolorose. Che personaggio era l'onorevole Craxi? Era un personaggio straordinario, tanto imponente dal punto di vista fisico, aveva 1,90 m, una stazza di 90-100 kg, aveva giocato a pallacanestro, era anche un ballerino, quindi era molto disinvolto nei movimenti e rapido, camminava velocissimo ed era molto intenso, determinato, un uomo appassionato. E abbinava però alla passione una grande lucidità, un forte senso della realtà. La prima cosa che mi insegnò è che senza realismo in politica non si combina nulla. Non aveva molta considerazione per le velleità impotenti, per i sogni, i bisogni, i desideri confusi, mentre rispettava chiunque sapesse dar vita a un'impresa, avesse la costanza e la determinazione per perseguire il proprio scopo. Era un ammiratore di Garibaldi, come si sa, a cui attribuiva il grande merito dell'unità italiana, in particolare dell'unità tra nord e sud Italia. E non aveva invece particolare rispetto per i fronzoli della politica, gli aspetti celebrativi, decorativi, l'etichetta, le formalità, badava molto alla sostanza. Appariva ruvido, a tratti persino antipatico perché era spigoloso. Io ho conosciuto, avevo 19 anni, lui aveva 10 più di me, 29, era già assessore al Comune di Milano. Una carriera molto precoce la sua. Aveva già viaggiato mezzo mondo, conosceva bene l'America Latina come la Cina, era stato più volte nell'Unione Sovietica, negli Stati Uniti. Aveva una particolare predilezione per la cultura francese, parlava il francese perfettamente, mentre ignorava l'inglese e considerava lui stesso questa una lacuna importante sul mondo contemporaneo, certamente lo era. Era sicuramente un uomo dell'Occidente, amava intensamente la libertà, forse la cosa che amava più di ogni altra, ed è per questo che era anticomunista. Senta, onorevole Martelli, qual è stata la complessità nello scrivere questo libro? Di non parlare mai di me. L'avevo però già fatto nel libro precedente, Ricorda di scrivere, e ho voluto cercare di essere il più possibile oggettivo, quindi separare la mia interpretazione, la mia visione, la mia esperienza da quella di Craxi, ed è lui l'assoluto protagonista di questo libro. E mi è parso importante soprattutto di ricavare quali insegnamenti sono ancora attuali di ciò che Craxi ha fatto. E il primo mi sembra questo della pace tra il socialismo e la nazione, perché nel passato del socialismo c'è l'internazionalismo, il legame quindi con il socialismo di tutto il mondo, e c'era prima di Craxi un certo distacco, talvolta anzi un atteggiamento non solo antimilitarista, anticolonialista, ma anche un atteggiamento un po' antinazionale, come si vide durante la prima guerra mondiale. E lì è l'origine dei problemi del socialismo e anche della società italiana. E lui ha cercato, perseguito il socialismo tricolore, forma di patriottismo di sinistra, ecco perché Garibaldi che dice il socialismo è il sole dell'avvenire e fa l'unità dell'Italia, era la sintesi di ciò che si era opposto e contrastato nel passato. Fa la pace col cristianesimo, con il secondo concordato che revisiona il primo, quello di Mussolini, abolendo la accettabile teoria che l'insegnamento a religione è il coronamento di tutti gli studi e l'obbligatorietà di questo insegnamento. Ma
con grande rispetto per il cristianesimo, anche lì citava Garibaldi, parlando dell'immortale cristianesimo. Fa la pace col mercato, con le libertà economiche, pensando che il socialismo non è opposto al liberalismo, è la libertà di tutti, ci deve estendere la libertà a tutti. Questi mi sembrano i tre punti capitali di ciò che ha fatto, ma anche la parte dell'esilio di Craxi è importante, non va dimenticata, perché preveggente quando dice che attenzione a illudersi che l'Europa sia un miraggio, un paradiso in terra. Attenzione, perché con questi parametri che abbiamo fissato a Maastricht l'Europa rischia di collocarci in un limbo, se non all'inferno. Grazie.